146. Quando finalmente Mara parlò, la sua voce mi fece sussultare. «Vuoi cantare per me, Chris?» Accese la luce e ci guardammo sbattendo le palpebre come civette sorprese dal sole. Aveva il viso in fiamme nel disordinato arruffio dei capelli. «Sì», risposi, «canterò». Andai nel corridoio e presi la chitarra dall'armadio, balzai di nuovo sul divano dove Mara era rimasta distesa e mi accoccolai accanto a lei. «Una canzone triste, Chris, per favore», mormorò. «Ma io adesso sono felice, Mara». «Una delle tue canzoni tristi», insistette lei e chiusi gli occhi. Invece cominciai improvvisando sulle corde. «In tutti questi anni, con la nostra fatica, ci siamo guadagnati maestri immateriali e il loro insegnamento. In tanti anni i maestri hanno messo in moto le nostre vite interiori, ci hanno fatto confrontare con gli altri, in ogni attimo ci hanno fatti rinascere, ci hanno aiutato a non cristallizzarci, in ogni attimo». «Ma che dici?» mi interruppe Mara. «Canto l'inizio di una canzone che voglio comporre», dissi, e chiusi gli occhi per un attimo. Mara mi guardò come se volesse trapassarmi l'anima. «Tu ai tuoi maestri vuoi un gran bene, è vero?» Abbassai gli occhi. «Sì, sono i miei protettori, i miei benefattori, gli unici amici che abbia mai avuto. Sì, li amo». Mara mi sfiorò affettuosamente una guancia. «Cercherò di volergli bene anch'io», disse.